Miei cari ragazzi, buongiorno. Avevo già tentato di fare un video, visto che la didattica a distanza è stata impossibile per le interruzioni dovute alla rete, ma era troppo lungo, mezz'ora. WhatsApp non me l'accetta. Cerco di essere molto sintetico. Dunque abbiamo parlato del dialogo tra Perpetua e Don Abbondio. Ricordate, Don Abbondio era stato minacciato dai bravi Don Rodrigo, torna a casa molto adombrato, colmo di timore e paura, e cerca di nasconderla a Perpetua. Ma Perpetua, la sua serva, oggi questo termine serve un po' a una connotazione negativa, il loro tempo era normale, quindi mi lasciate passare il termine. La sua serva, Perpetua, conoscendolo bene, si accorge che qualcosa non va e dopo aver tentato di capire cosa fosse avvenuto, prima quasi chiedendolo con insistenza, poi, visto la reticenza del sacerdote, lo fa in modo più meloso, mellifluo, però Don Abbondio avverte l'esigenza di confidarsi con qualcuno, così come Perpetua aveva questa curiosità eccessiva, morbosa, di sapere cosa fosse accaduto al suo padrone. Tenete presente che Perpetua era conosciuto per essere una persona molto pettegola, una di quelle che non riesce a mantenere un segreto, che facilmente spiffera tutto per far vedere che sa quello che è avvenuto. Don Abbondio quindi alla fine cede e racconta a Perpetua dell'incontro con i bravi di Don Rodrigo. La stessa Perpetua rimane sconvolta, dice: adesso che facciamo? Don Abbondio ti rimanda, dice: come? Prima mi chiede le cose e poi dici che facciamo? In tutto questo però Perpetua, nella sua limitatezza, riesce a dare un buon consiglio al suo padrone, cioè di rivolgersi all'arcivescovo, al Federico Borromeo, uomo in odore di santità, una bravissima persona. Ora su quest'ultimo passaggio vorrei che ci fermassimo e che voi faceste ruminatio, quindi come voi sapete ruminatio significa pensare, meditare sull'argomento, sull'importanza dei buoni e dei cattivi consiglieri. Don Abbondio viene molto compreso da Manzoni. Vedete, Manzoni alla fine non esprime giudizi netti su nessuno, nemmeno su Don Rodrigo, verso la quale alla fine comunque mostrerà sentimenti di pietas cristiana. E anche su Don Abbondio è abbastanza clemente, però ci fa capire una cosa, che Don Abbondio, e questo metterà in luce ancora oltre il romanzo, Don Abbondio avrebbe dovuto fare una sola cosa, pur accettando i suoi limiti di uomo pauroso, di sacerdote che non aveva una grande vocazione chiamata, doveva rivolgersi al suo arcivescovo, cioè alla persona alla quale lui doveva mostrare fiducia. Manzoni ci dice che il romanzo storico ci insegna l'utile per il scopo, ricordate i tre momenti del romanzo storico, l'utile per il scopo, cioè cosa ci insegna. Io penso che in questo passo, in queste poche righe, in cui Perpetua invita Don Abbondio a parlare con l'arcivescovo, ma Don Abbondio è così timoroso che non lo farà, aiuta voi, sì, proprio voi, cari ragazzi, perché il romanzo storico di Manzoni è rivolto a tutti noi, a me, a voi, a tutti coloro che lo leggono. È uno scrigno con un tesoro di morale dal quale si può sempre attingere, a capire l'importanza dei buoni consiglieri e stare lontani dai cattivi consiglieri. Chi sono i buoni consiglieri? A tutti i vostri genitori che sicuramente vogliono un bene infinito. Poi persone adulte di provata moralità. Ad esempio, so che qualcuno di voi frequenta la parrocchia. Anche un bravo sacerdote, sacerdote, scusate, può essere un buon consigliere. Quindi io vorrei che voi, riassumendomi il dialogo, la parte del dialogo che noi abbiamo fatto tra Don Abbondio e Perpetua, dopo il riassunto mi faceste un bel commento sull'importanza dei buoni consiglieri e sull'importanza pure di fuggire o di stare in guardia dai cattivi consiglieri. Chi è il cattivo consigliere? Può essere un vostro coetaneo,
un poco più, magari, scusatemi il termine, scalcagnato di voi, che non può darvi che consigli scalcagnati, chiaramente uso questa parola con simpatia, va bene, mi aspetto da voi bei commenti perché so che siete ragazzi intelligenti e profondi, me lo stavo dimostrando di volta in volta durante le lezioni e speriamo che finisca presto questa didattica a distanza che mi sta distruggendo. Ciao ragazzi.